Ma semplicemente perché diciamo, nell'iter dell'azione diciamo, sullo sviluppo del MES noi avevamo sempre espresso determinate posizioni, determinate critiche. Bisogna pure ricordarsi, insomma, il MES è una cosa che è stata inserita nel 2012, ricordiamocelo anche un pochino la storia del MES all'epoca del governo Monti. Certo, Monti quando fa le affermazioni che dice che l'Italia è lo Stato che più di tutti ne ha bisogno, dice una cosa assurda. Perché lo stesso Presidente Conti ieri ha chiarito che il debito dell'Italia è È assolutamente sostenibile, sostenibile, certo. quindi il problema non sussiste, quindi mettiamo, tranquillizziamo anche le persone perché sennò poi si crea un caos. Ci sono alcune cose che sono state dette in maniera chiara. Se il MES presuppone una serie di cose che tu devi avere un rapporto debito-PIL al di sotto del 3% per accedere al MES, devi avere un rapporto deficit PIL sotto al 3%, Debito al 60%, un sì. rapporto debito PIL sotto al 60% oppure deve essere intervenuto nei 2 anni precedenti con la riduzione del debito, come dice il Fiscal Compact, significa che sostanzialmente tu puoi accedere al MES con un sistema diciamo, della cooperazione rafforzata che agevola molto la Germania. Questo è un problema. Perché se poi il ministro tedesco delle finanze dice che le banche italiane devono liberarsi dei titoli di Stato, le banche tedesche sono piene di titoli illiquidi, vengono chiamati così. Beh, il dubbio ci viene, allora dobbiamo fare in modo che questa cosa qui sia una logica effettivamente a pacchetto, come ha detto il Presidente del Consiglio. Cioè, Facciamo rispieghiamola, cioè, bilancio. devono marciare di pari passo la riforma del MES e, diciamo, il Il bilancio, completamento dell'Unione esatto. Bancaria Europea, la mettiamo così, poi ci sono anche altre cose, insomma. L'assicurazione sui titoli Sì. e poi ovviamente bisogna fare il bilancio comune. Con le prime cose che dobbiamo fare, ovviamente, sono la carbon tax, la Tobin tax che l'idea c'è, ma è piccola. Insomma, ci sono una serie di cose che servono a fare in modo che questo sia un sistema, perché così non funziona bene. E questa è la critica.